Mi piaceva raccontare un periodo del paese, della storia del nostro paese in cui il viaggio si è fatto all'incontrario, anche perché io mi sono invaghito, innamorato di quelle terre del meridione in generale, facendo un film che si chiamava I cavalieri che fecero l'impresa. Io durante quel film ho scoperto il meridione italiano e ho scoperto che nel meridione italiano esiste l'Italia, è trattenuta l'Italia, cioè la cultura italiana, quelle che sono le origini, le radici dalle quali io provengo. Non sono più nella mia amatissima Bologna, nella mia amatissima Emilia, nel mio amatissimo settentrione, ma sono tutte là, nel bene e nel male, nei loro limiti, nei loro difetti e anche nei loro straordinari pregi. E allora, invaghito di queste terre, ho pensato, prima o poi dovrò raccontare una storia che in qualche modo colleghi la mia terra e faccia diventare il meridione come una sorta di terra promessa da raggiungere. In tanti anni in cui io faccio questo mestiere, mi è capitato molto raramente di avere a che fare con un interprete così aderente a un racconto che avevo scritto senza immaginare che poi l'avrebbe interpretato albanese, perché questo film non era destinato ad albanese, era destinato in modo astratto a un protagonista da cercarsi e da identificarsi. Poi il caso ha voluto, la fortuna ha voluto, sono stato toccato dallo Spirito Santo, il momento in cui mio fratello e Dio, sfogliando il famoso annuario, c'è comparsa questa facciotta di questo signore calvo che vive a Bologna attualmente. E abbiamo detto, cacchio, ma è lui. Innanzitutto io credo che Giordano sia uno, sia un personaggio modernissimo e trasgressivo, proprio perché siamo un po' avvolti, sono tempi un po' strani e nei sentimenti sono periodi poco coraggiosi. Invece trasgressivo perché Giordano ha il coraggio comunque di con la sua estrema bontà di affrontare, cercare di risolvere delle soluzioni. L'ho trovato moderno anche per questo. Io ho cercato di donare tutta me stessa, non ho fatto una grande fatica con un maestro come Pupi, mi ha aiutata tantissimo, sono stata anche aiutata da due straordinari neri, Marco Re e Albanese, oltre anche al resto del cast, perché ho trovato veramente una grandissima collaborazione, partecipazione, affetto nei miei confronti, stranamente perché dopo 35 anni che calco il palcoscenico, insomma sentirmi come una debuttante, ma è giusto che sia stato così perché in effetti non è la mia professione e io l'ho diciamo affrontato questo ruolo e questa esperienza con una grandissima umiltà. Riguardo al mio personaggio, era un personaggio completamente opposto rispetto al Nello di Cuore Altrove e con Pupi Antonio avevamo deciso prima che uscisse quel film di lavorare ancora insieme e ci sarebbe piaciuto farlo appunto esplorando un tipo umano completamente diverso dal naif, dall'ingenuo Nello del Cuore Altrove. Penso di avere rispettato, rispecchiato, restituito un mondo fatto di situazioni grottesche, di situazioni al limite, sia sul piano del divertimento, sia sul piano anche emotivo della commozione. Cioè, è evidente che quando tu racconti la storia di un essere umano che per 35 anni ha atteso una donna, racconti una storia così inverosimile nel presente, nell'oggi, che per renderla in qualche modo verosimile, per riuscire a controbilanciarla, hai bisogno di scappare via a tratti da questo tipo di vicenda. Perché sennò diventerebbe veramente un po' fumettistica.